Anna, non sai mentire, la mamma è bella. Prega per noi, Santa Madre di Dio, saremo ricchi delle promesse. Preghiamo, concedi ai fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, nella gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali, coraggi a Cristo e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di ripartire, e vi do la mente prima di fare la seconda tappa, vorrei sottolineare una cosa: la casetta di Nazareth è il primo momento, il luogo dell'annunciazione. La casetta indica il nostro cuore. Dio parla al nostro cuore, no? Come ha parlato l'angelo, Dio attraverso l'angelo a Maria. Quale sarà la nostra risposta? Dio dovrebbe essere come quello di Maria: avvenga di me secondo la tua volontà, di ascoltare quella voce dentro al nostro cuore, perché è il Signore che ci fa. Questo è un primo, poi là facciamo un secondo. E vi bendica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La continuiamo adesso. Tra un dolce volto con due segni di violenza, guardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita, il tuo mondo in mano a lei. Ma Thank you.